Buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento di Scritto e Cantato, questa rubrica dedicata alla musica contemporanea che inizia oggi, 17 di agosto, e terminerà giovedì prossimo. Ogni giorno un compositore italiano, compositori di varie generazioni, di varie esperienze musicali, inseriti nell'ambito della più grande manifestazione che ci contiene, che è il Polifonico Internazionale, il Guido Neon Festival. Oggi è una giornata particolare perché è dedicata tutta completamente alla figura di Fabrizio De André. Siamo partiti questa mattina con qualche informazione sull'opera che verrà eseguita questa sera. Alle 9 qua il coro polifonico malatestiano, insieme ad alcuni coristi del coro Vox Cordis, con Francesco Santini come direttore, eseguirà una versione corale della buona novella di Fabrizio De André. Chiuderemo poi con Polifonico Off alla clandestina qui davanti alla Fondazione Guido d'Arezzo, bevendo qualcosa assieme e continuando a cantare musica di De André. Ma il momento che stiamo invece vivendo riguarda la musica contemporanea, in particolare riguarda il maestro Carlo Pedini. Il maestro Carlo Pedini è un compositore che poi vi presenterò, perché qui in sala ogni giorno noi vi presenteremo con il gruppo vocale UT, che è il gruppo che ho il piacere e l'onore di dirigere e che dà la sua disponibilità per questo progetto, un compositore. Vi presenteremo un autore, parleremo con lui e eseguiremo del compositore ogni giorno due o tre brani, in modo che possiate con lui confrontare varie versioni o il modo come ha lavorato per scrivere quest'opera, o anche soltanto il come lavora, avere informazioni su come lavora questo compositore. Quindi partiamo ascoltando un primo brano, poi vi presento Carlo Pedini. Grazie. Thank you.
Carlo Pedini, eccolo qua. Non l'ho detto prima, ci dicono dalla regia che dobbiamo stare a favore di telecamera, che qui va bene, perché la cosa che non ho detto è che siamo anche in diretta streaming, come tutte le manifestazioni del Polifonico da oggi sono in diretta streaming e quindi vengono mandate attraverso il canale YouTube Live95, che è il tecnico, il service che ci sta seguendo. Siamo in diretta per chi anche segue da lontano queste manifestazioni. Carlo Pedini è stato, non l'ho detto all'inizio, ma importante, importantissimo, anche presidente della Fondazione Guido d'Arezzo, è tuttora a ruoli importanti in ambito di Feniarco, e perché è presidente dell'Associazione dei Cori Umbri, ma oggi è qui in forma di compositore per parlare delle sue opere. Intanto benvenuto, grazie Carlo, se ci vuoi raccontare qualcosa di questo brano o di quello, di come scrivi, di come lavori. Grazie Lorenzo, grazie a Out Insieme Consonante che esegue questo pezzo, perché l'ha registrato nel CD che vedete sul tavolinetto e che fa parte, dopo ne parleremo comunque in maniera più diffusa, che fa parte dell'integrale di tutta la produzione di musica sacra che ho scritto nel corso degli anni, che è parecchia. E questo brano è uno degli ultimi brani di musica sacra, questa in realtà è un brano di musica spirituale, religiosa in senso lato, che ho scritto. Questo mi era stato proprio chiesto da un coro umbro che Concentus Vocalis si chiama, che sta in una piccola città vicino Assisi, Cannara, dove per l'appunto San Francesco fece la famosa predica agli uccelli. Il testo di questo brano, è un testo in italiano, racconta per l'appunto questa vicenda in cui appunto Francesco, trovandosi a passare dalle parti di Cannaio, come si chiamava allora, venne colpito, è uno dei tanti episodi che riguardano San Francesco e gli animali, ma questo in particolare cominciò appunto a parlare, in altre circostanze lo disturbavano e quindi aveva detto fate silenzio e cominciava a parlare. Questo è l'episodio delle rondini, ma non è questo. Questo è proprio quando lui parla agli uccelli. Fra l'altro c'è proprio il luogo dove è avvenuta la predica agli uccelli, che la tradizione volevano racconta che San Francesco si era seduto su una pietra e da lì c'erano gli uccellini che gli si erano fatti incontro e non avevano paura, e lui cominciò appunto a parlare agli uccelli quanto siete belli e tutte quelle cose tipicamente di San Francesco che esaltano la bellezza del creato. E l'episodio singolare è questa pietra ovviamente non c'è più, però per tradizione c'è sempre questa pietra con la scritta, il cartello. Se ne saranno fregate 20 di queste pietre, ogni volta arrivava qualcuno e se la portava via a casa per ricordo. Alla fine ci hanno messo un masso così grande che non se lo porta più via nessuno. Questo episodio è avvenuto appunto vicino ad Assisi, staranno, non so, dei 10 chilometri di Assisi. Questo coro mi aveva chiesto appunto di musicare un testo composto da una signora di lì, si chiama Carla Venarucci, e che racconta appunto questa storia. Il brano, come avete sentito, è preceduto e in chiusura da dei richiami dal canto degli uccelli. E ho sempre pensato che in qualche maniera questa cosa, che i richiami degli uccelli, che in realtà è un oggetto traditore perché serve per richiamare gli uccelli per poi sparargli, invece in questo caso si nobilita e quindi diventa veramente
il simbolo semplicemente degli uccellini che cantano senza secondi fini, in sostanza. E dovendo scrivere per questo coro, che è un coro amatoriale, dovevo naturalmente tenere conto di non creare delle situazioni tecniche troppo difficoltose, e quindi l'idea era, per l'appunto, questa diciamo è stata forse la cosa più difficile, ideare, immaginare una parte melodica, quella che faceva all'inizio Marta, il soprano solista, che è una melodia elementare, semplice, di tre note, proprio per richiamare alla semplicità melodica, accompagnata da... All'inizio ci sono le donne che fanno dei bicordi, sono delle terze maggiori, Re fa diesis, mi sol diesis, che si alternano mentre il canto la, si, la, eccetera. E dopodiché questi bicordi di terze maggiori diventano terze minori, mentre prima viaggiavano a distanza di tono, lì dopo invece, quando sono terze minori, viaggiano a distanza di semitono. Ma questi sono dei dettagli tecnici che probabilmente non interessano nessuno. Ma ve li dico, siccome Lorenzo diceva, per capire come, nel dettaglio, come poi si va a formare. Queste sono tutte cose che sono, come dire, pensate in testa e non hanno niente di cuore, di spirituale, cioè sono proprio cose tecniche. L'idea della terza maggiore che si collega in questa maniera, e la minore, la terza minore in quest'altra maniera. Il resto poi naturalmente si combina armonicamente in vario modo a seconda di come il testo suggerisce. Vi posso dire una cosa che può essere una curiosità. Nelle arti figurative ci sono da una trentina d'anni una corrente pittorica che appartiene al minimalismo pittorico. Il minimalismo è una corrente che diciamo attraversa tutte le arti, dalla letteratura alla musica alle arti figurative. Il minimalismo in pittura riguarda l'adozione di moduli pittorici che l'artista li replica più volte nel corso della sua produzione, tanto che uno può osservare la modificazione, se vogliamo, non tanto dello stile, ma proprio di quello stilema pittorico nell'arco di molte opere, che possono essere anche opere dipinte nel giro di più anni. Questo brano, che era nato da questa occasione, in realtà io l'ho riutilizzato in maniera diversa, ma proprio prendendo quello spunto melodico e questo collegamento armonico di cui parlavo prima, in altri brani del tutto diversi, come per esempio in un concerto per violino dedicato alle stagioni. Richiamo un po' Vivaldi, però siccome il tempo è cambiato si chiama Le stagioni non sono più le stesse, e riutilizza questa cosa. Ma questo stilema, tra l'altro, è anche in un altro brano per orchestra d'archico scritto nel 2016, era ispirato alla figura di Canova, per cui, come per dire, il brano non si esaurisce in se stesso, cioè una volta composto è troppo lo sforzo intellettivo fatto per trovare degli elementi, diciamo così, originali, fra virgolette, per sprecarli in un unico brano. Quindi questa è una cosa che fanno tutti i compositori, poi si riverbera anche nei brani successivi in modo tale che da lì poi nascano altre idee. Poi magari l'idea originale alla fine si esaurisce, viene abbandonata, ma quelle che vengono dopo sono in qualche maniera germogliate, scaturite da quella lì, ed è un continuo così. Tanto per dire come un brano piccolo e semplice, non è semplicissimo, ma insomma
non è nemmeno una sinfonia in sostanza, un piccolo brano come questo possa poi dare vita a, ad altre cose anche più elaborate, più complesse. Il concerto per violino di cui dicevo dura 20 minuti, insomma non è poca roba. Colgo l'occasione, dato che abbiamo qui Carlo, poi dopo gli chiederemo qualcosa anche di più specifico, ma quello che è interessante per me è che il pubblico, ma anche noi musicisti, ascoltino nella analisi del proprio pezzo. Lui chiaramente ha tirato fuori quello che sono gli aspetti più tecnici, però voi sicuramente quello che avete sentito era un aspetto invece fortemente umano che lo contraddistingue. Noi che abbiamo avuto modo di collaborare con lui in questa registrazione di questo disco, abbiamo conosciuto lo spirito, la leggerezza anche di Carlo, e che si sente in tutto questo brano e anche in altri brani che ha scritto. Lui ora ci ha spiegato come si muovono certe parti, ora ve le facciamo sentire, con terze maggiori parallele o con terze minori parallele, che si muovono o per tono o per semitono, termini un po' tecnici, ma che sentirete cosa voglio dire. Ma la cosa interessante è ad esempio che si parte dall'alto e prima che arrivi la voce dei bassi ci mette un po', arriva quando il testo cambia, e questo è sì tecnico ma anche molto cuore, e quindi quello che a voi arriva, al pubblico, anche al corista, al direttore arriva, è un elemento razionale che trova il suo equilibrio se il compositore ha una certa capacità, ma poi l'aspetto come lui è riuscito a far passare un messaggio attraverso alcune scelte che sono timbriche, melodiche, ritmiche, di dinamica. Ora con Carlo qui accanto vi facciamo sentire nuovamente l'inizio, così potete gustarvi l'inizio della voce sola, come questa si dirama in due parti che l'accompagnano parallelamente, quando cambia colore è perché cambiano le voci, poi cambia ancora colore perché si aggiungono i tenori, poi se vanno via di nuovo i tenori, e quando tornano i tenori preparano l'arrivo dei bassi per un abbraccio corale, come se finalmente dal cielo, da questi uccelli con cui lui sta parlando, ci rivolgessimo veramente a tutti. E lì inizia anche un discorso diretto che fa San Francesco. Ascoltate questa prima parte. So che ho rotto un momento magico, perché quando arrivano i bassi e arriva il discorso diretto di Francesco, dice guardatevi dalla ingratitudine, non ci si aspetta questo, e qui sicuramente il compositore entra a piene mani. Prima ti ha creato un'atmosfera e qui vuole cambiare, e ci sembra interessante
che ora avete ascoltato quello che era un accompagnamento, che era solo una nebbiolina prima, ora avete ascoltato con più attenzione, e anche se magari qualcuno non sa di preciso cosa vuol dire una terza maggiore parallelamente che si muove di tono, però ho sentito che qualcosa a un certo punto cambiava, poi si è reso conto che hanno attaccato gli uomini, il colore cambiava ancora, e ora che hanno attaccato anche le voci dei bassi, ha cambiato tutto e la scrittura è totalmente diversa, la solista che è Marta si è rientrata nel coro e tutto cambia. In questo senso l'aspetto creativo è fondamentale e interessantissimo. Non so se vuoi dire qualcosa. No, voglio aggiungervi questo, che sono forse dei dettagli che possono incuriosire. Cioè quando uno, poi dipende naturalmente dalle persone, però cioè io che provengo, cioè per formazione, dallo strutturalismo, che è una corrente piuttosto razionale, e poi alla fine ti vengono delle paturnie in testa, no? Allora c'è la melodia, no? La melodia principale, no? Il calcolo statistico di quanti la, quanti si e quanti do diesis ci sono nella melodia era una delle fissazioni che ci avevo, credo che poi alla fine me ne sono fregato, però per dire, se io devo fare la melodia la si la si do si la, allora il do deve essere lungo quanto il la, e allora se ho messo due volte il la poi dovrò mettere due volte anche il do diesis. Questi sono veramente delle paturnie, e il compositore. Che non c'ho solo io, guardate che ce l'aveva a suo modo pure Beethoven, quindi non, sì, sì. Sono una di quelle cose che servono in qualche maniera per creare dei problemi che, pur essendo artificiosi, però alla fine servono per trovare delle soluzioni che altrimenti, se non ci fossero questi problemi, anche le soluzioni sarebbero comunque, permettete di dirlo, banali. Cioè il problema fa sì che comunque sia poi tu sei obbligato a trovare una soluzione, cioè non basta poi dire io faccio così, perché poi se la cosa non è spontanea, non è naturale, non è convincente dal punto di vista proprio espressivo, la cosa non funziona. Però l'avere sempre questo puntiglio, cioè che tutto deve essere dentro, poi anche armonico, che abbia una sua logica matematica, serve per dare poi alla composizione un qualcosa che la rende, diciamo, più interessante, credo. Ecco perché qualche volta quando uno dice, facciamo un esempio di musica razionale, ragionata, allora si ricorre sempre a Bach. È vero, Bach scriveva così, ma tutti i problemi che lui si poneva li poneva per essere risolti poi in senso musicale, perché sfido chiunque a dire che il risultato di Bach non è poi un risultato musicale, ma non è assolutamente spontaneo, è lavorato in modo tale da far sì che tutto quanto poi torni in maniera perfetta, come un quadrato magico. Grazie Carlo. E a proposito di questo percorso razionale, vi facciamo sentire un altro brano che unisce due elementi molto diversi tra loro. È un Kyrie di una messa a tre voci, che fa parte sempre di questo cofanetto, di questo CD. Anche di questo Carlo non ne parla, ma ne parliamo noi abbiamo avuto l'onore, prima io come direttore, poi attraverso la conoscenza che Carlo aveva con il coro Vox Cordis di Arezzo, di avere una proposta di registrare la sua musica sacra. Poi per il coro Vox Cordis era un periodo di grandi impegni e era un'opera imponente, erano due CD, quindi due messe, tanti mottetti. Alla fine abbiamo deciso di rinunciare e ho registrato questi brani con il gruppo vocale UT. E all'interno di questo progetto ci sono due messe molto diverse tra loro. La messa che mi ha colpito di più, anche se forse magari non era più orecchiabile, ma era quella che mi ha colpito di più, è proprio per la messa De Angelis, che ha una razionalità straordinaria nel come muove le voci che accompagnano la melodia. Ora, la melodia
della Missa De Angelis, è una melodia quasi tonale, è un canto monodico tardo, probabilmente nato nel Rinascimento, e vi la facciamo sentire ora togliendo quello che poi Carlo ha scritto sotto con un re. Molti di voi la conosceranno, si canta spesso in chiesa, è divenuta forse la messa più conosciuta e più cantata almeno in Italia a livello liturgico, anche se la chiamiamo canto gregoriano, ma veramente rispetto agli stilemi tipici della musica gregoriana non ha tante cose, però rimane radicata nella cultura cattolica, italiana in particolare. La voce che prende questa melodia è la voce dei soprani, che la canteranno con questo ritmo. Quindi riconoscibile, con un ritmo che non è più il ritmo più libero della melodia gregoriana, però è riconoscibile nella sua sillabazione, nei suoi accenti principali. Ora l'ascolterete con sotto però qualcos'altro, che poi selezioneremo quello che sta sotto. E quello che sta sotto è molto razionale, perché è una scala cromatica in canone. Ora non ve la spiego, l'ascoltate assieme per sentire quello che accade. L'effetto che si crea è che comunque la melodia, stando sopra, è riconoscibile, ma quell'armonia che uno si aspetterebbe sentendo soltanto il Kyrie, l'armonia che magari ci suona l'organista la domenica alla messa accompagnando la liturgia, è differente. C'è un perno che è la nota finale, in questo caso è la nota di partenza, è un re. Però quello che sentite sotto crea totalmente un'altra atmosfera. Razionale, perché in effetti il percorso è razionale, perché quello che fa la voce del basso poi lo ripete il contralto. Partiamo con... facciamo soltanto una volta i bassi e i tenori assieme. Kyrie eleison, scala cromatica. E ora fanno i contralti, che partono con una nota ferma e poi cominciano a scendere come gli altri. In questa scalettina, per tornare, per poter permettere che uno parta prima e l'altro parta dopo, loro cosa fanno? Scendono uno scalino dopo. È come se veramente fossimo in una scala che dobbiamo scendere, ma è troppo stretta e facciamo spazio. Loro fanno spazio ai bassi e ai baritoni, scendono prima loro e loro li seguono. L'effetto assieme è questo qui. Thank you.
questa terza ripetizione i contralti ormai si sono scocciati di dare la precedenza sempre ai bassi che devono scendere queste scale per primi e si fermano senza scendere, si fermano sul re e rimangono fermi. Questo genera questo accordo finale con il re e la dei bassi. Chiaramente questa è una scelta che fa il compositore, però rientra in un percorso in cui, come diceva prima Carlo, il compositore si dà delle regole e delle regole che cerca di portare avanti, poi a un certo punto la regola gli crea una problematica da risolvere e a quel punto decide di usare la propria immaginazione per risolvere la problematica nata da una regola che lui stesso si è dato. E questa regola si è data, come diceva Carlo prima, per riuscire a stimolarsi a trovare delle nuove soluzioni. È come se veramente volessimo scrivere alcune parole senza alcune lettere per riuscire poi a inventare un nuovo modo di un linguaggio nuovo. A volte è un portefatto, altre volte, come dice lui, se uno ci sa fare, riesce a, nell'innovazione dovuta anche a questo rapporto con la razionalità, con i calcoli ritmici e melodici delle note, a creare una novità musicale. Ora noi chiudiamo questo incontro, richiamo ancora Carlo per, se ci vuol dire ancora due parole, anche su tutto questo progetto grande che ha fatto, e poi vi facciamo sentire tutti e due i brani, il Kyrie e la predica agli uccelli. Sì, voglio soltanto aggiungere un piccolissimo dato tecnico alla ineccepibile presentazione tecnica di Lorenzo. La scala cromatica, il canone di cui parlavamo, è un canone che, perché ci sono poi anche delle regole di consonanza che intervengono nella verticalità, cioè negli accordi, quindi non è semplicemente un accoppiare due linee cromatiche. La linea cromatica parte dal re, quando arriva a si bemolle parte la seconda linea cromatica con il re, quindi fa una terza maggiore, avevamo parlato anche prima della terza maggiore, e poi viene un canone, perché quando il basso è arrivato in fondo poi riparte il tenore, quindi potrebbe essere un canone perpetuo al limite questo meccanismo. Volevo soltanto dire questo. Questa tecnica particolare non l'ho utilizzata soltanto qui nella messa cosiddetta De Angelis. L'ho utilizzata in tantissimi brani. La prima volta l'avevo pensata sul Paternoster gregoriano, però anche lì c'era un'idea di fondo, no? Il melodizzare gregoriano, sì, questo della Messa di Angelis è probabilmente del XV secolo, però comunque è un melodizzare diatonico, come si dice, cioè segue la scala diatonica, che è esattamente il contrario, ma è ben diversa dalla scala cromatica che aveva cantato prima Lorenzo. La scala cromatica è quella dei 12 tasti neri del pianoforte. Voi prendete il pianoforte e seguite i tasti da arrivare da una nota alla corrispondente un'ottava sopra, sono 12 tasti, mentre invece la scala normale sapete che è fatta di 7 suoni. Quindi l'idea di combinare melodicamente e contrappuntisticamente il diatonismo del canto gregoriano con il cromatismo era l'idea di partenza che ho utilizzato e anche moltiplicato su più voci. Qui era applicata su due voci, perché l'ho messa a tre voci, ma l'ho fatta in tanti altri brani e mi ci sono divertito diciamo che ci ho preso un po' mano, ecco, a forza di usarla. Questa messa è del 2000, ma già il Paternoster l'avevo scritto forse anni dopo, quindi sono almeno 25 anni che mi ci sono divertito a fare di questo tipo di operazioni. Il progetto di cui diceva, di questo ti riferivi, no? Avevo iniziato, alcune produzioni che avevo fatto erano uscite in disco. A un certo punto mi sono reso conto che molti di questi dischi riguardavano musica sacra. Allora ho immaginato di completare un'incisione integrale di tutta la musica sacra che avevo prodotto. Mi mancavano per l'appunto i brani
o liturgici, oppure i brani per coro a cappella, la, il cosiddetto il piccolo repertorio, mentre invece avevo registrato per esempio un grandi oratori con orchestra, brani numericamente impegnativi, ma con i cori soli no. Allora avevo chiesto appunto a Lorenzo la disponibilità senza avere una data precisa. Come ha ricordato lui, inizialmente l'idea era di farlo col Vox Cordis, poi è stato realizzato da Ut. In realtà è stato realizzato in 3 registrazioni diverse fatte in 2 anni, mi pare, più o meno, perché abbiamo fatto 2 registrazioni, cioè due in parte l'abbiamo registrata qui ad Arezzo, a San Domenico, in 2 date, in 2 sessioni molto distanti l'una dall'altra, quasi forse 6 o 7 mesi l'una dall'altra, e la parte finale invece l'abbiamo fatta nel novembre del 2016, perché ad Assisi c'era la manifestazione Cantico e Ut è stato lì per alcuni giorni, quindi abbiamo trovato il tempo per completare questa registrazione, che sono per l'appunto 2 CD che sono all'interno poi del cofanetto che vedete, che ne contiene praticamente 9 complessivamente. Quindi si tratta di un lavoro, il disco più antico è Il Mistero Jacopone, che è un oratorio drammatico, che è, il disco è del 1992, quindi immaginate quanti anni ci sono voluti, ma non era partito naturalmente con questa intenzione. E quindi io devo ringraziare naturalmente il coro per la bravura, la disponibilità, Lorenzo... Non ne parliamo, io gli anni che sono stato qui ad Arezzo come presidente l'ho sempre, diciamo, detto, non tanto e non solo dal punto di vista organizzativo, perché logicamente Lorenzo qui ha un compito anche organizzativo, ma le sue capacità dal punto di vista musicale come compositore, ma come direttore di coro, sono delle capacità straordinarie. Io gliel'ho detto privatamente, pubblicamente, come sto facendo adesso, tantissime volte. Non gli avrei chiesto a lui di fare questa cosa se io non avessi in lui una fiducia totale. E devo anche dire questo, che ogni volta in più che lo vedo e lo sento, non soltanto qui, ma naturalmente in tutta la sua attività, trovo conferma di questa mia opinione, che naturalmente non è solo la mia, insomma. Grazie. Bravo Lorenzo. Allora, noi facciamo sentire, intanto ringraziamo Carlo Pedini per il lavoro che ha fatto. Lo ringraziamo anche perché ci ha portato oggi delle cose che sono delle primizie, delle cose rare, non è che si trovano facilmente, quindi è una cosa molto bella poterle consultare, poterle vedere. Chi volesse può parlare con lui per fare un acquisto. Vi do anche appuntamento: domani alla stessa ora avremo il maestro Cristian Gentilini, che è già qua presente in sala, che accogliamo anche lui con un applauso. Crediamo come associazione UT e come io personalmente, ma tutte le persone che cantano con me, dal coro Vox Oris a UT, a altre realtà che ho modo di dirigere, tanto è l'impegno per promuovere la musica contemporanea, in particolare per promuovere la musica contemporanea corale italiana, e quindi crediamo molto che questa iniziativa di scritto e cantato sia un'iniziativa che vale la pena continuare. Avremo modo di presentarvi, ecco, altri compositori in questa settimana. Chi sarà qui questa sera potrà vedere, già ci sono anche adesso i programmi di sala di tutto il festival, quindi potrete vedere quali sono gli altri nomi che vi presenteremo. Siamo molto felici di questo progetto, lo portiamo avanti anche in altre città, e infatti l'abbiamo realizzato anche a Trento, l'abbiamo realizzato anche in Val d'Aosta, e lo realizzeremo anche la settimana prossima a Fano con un altro compositore, perché è un progetto che porta avanti l'associazione UT insieme a Vocale Consonante per la formazione del pubblico verso la musica contemporanea corale italiana.
Buon ascolto dei pezzi di Carlo Pedini, il Kyrie dalla Missa Brevis De Angelis e Francesco la Predica di Uccello. Thank you.
Soprano solista, non l'ho ancora annunciato, è Marta Guassardo. Quindi grazie a tutti, ci vediamo alle 21 questa sera per la buona novella. Mi sono dimenticato di annunciarvi un'altra cosa molto interessante che c'è domani nel pomeriggio, prima delle 18 in cui ci sarà scritto e cantato, abbiamo dalle 15 alle 17 un seminario con il maestro Vladimiro Vagnetti sulla musica medievale con strumenti originali. Si svolge qui in San Michele, è aperto a tutti, è aperto principalmente agli allievi della scuola per direttori di coro, che sono alcuni qua, ma anche aperto a chi volesse partecipare per sentire, per ascoltare, per provare anche a cantare questo tipo di musica, dalle 15 alle 17. Poi alle 17 abbiamo una breve tavola rotonda, un breve incontro sempre qui a San Michele sul tema canto gregoriano e musica contemporanea, cioè il rapporto, proprio come abbiamo parlato con Carlo, tra il gregoriano, la musica medievale, la musica modale e la scrittura di musica contemporanea corale. E poi alle 18 l'incontro con Cristian Gentilini domani. Però ci vediamo questa sera per la buona novella. Arrivederci.